Non ho mai viaggiato. Non ho mai preso un mezzo pubblico da sola. Quando l'ho fatto mi sono pure scontrata con un ragazzo maleducato. Pensavo che l'università non facesse per me. Studiavo per avere un diploma o un attestato che mi garantisse un lavoro finita la scuola. Volevo entrare nel terzo settore, il più sviluppato. Mi avrebbe fatto comodo, ma arrivata al quinto anno ho cambiato idea. Senza però essere troppo sicura della scelta fatta. Alla fine, eccomi qui, alla Fire University, in Inghilterra. Sono la prima della famiglia ad allontanarsi da casa. I miei genitori non hanno mai lasciato la loro zona di comfort a Madrid, tranne mio fratello perso nelle compagnie sbagliate. Non immaginavo di riuscire a fare amicizia così facilmente e neanche di potermi innamorare. Non sono mai stata brava a fare conoscenza. Mi hanno sempre vista diversa. Mi evitavano un po' tutti senza cercare di capirmi per davvero. La mia vita da quando sono arrivata qui ha preso una piega diversa, tanto che all'inizio non mi riconoscevo più. Il mio mondo delle favole si stava sbriciolando, fino a realizzare di essere entrata in un gioco più grande di me. Da semplici feste e da semplici baci mi sono ritrovata con una pistola tra le mani, il viso sporco di polvere, a rincorrere o fuggire una vendetta dietro l'altra. Il passato di Ivan mi sta tormentando e ciò che volevo dimenticare si è rifatto vivo, ritrovandomi faccia a faccia con mio fratello dopo anni. Tra le bugie e i segreti mi sono dovuta adattare a questo nuovo mondo pericoloso. Mi sembrava tutto tranquillo all'inizio, durante i primi giorni di università, anche se l'aspetto delle persone che mi circondavano non prometteva niente di buono. Per una volta volevo andare contro le apparenze e invece non avrei dovuto, visto che qui rischiamo la pelle ogni secondo che passa. La paura che provo continuamente di perdere qualcuno o la mia stessa vita si è trasformata in adrenalina. Mi sento forte ora. Sono pronta per la battaglia.